Oggi andrò a preparare le uova in purgatorio, che non sapevo si chiamassero in questa maniera perché la mia nonna me le faceva sempre andare a piccina, ma adesso le andiamo a preparare. Buonissime! 5 minuti! Tegame antiaderente, io uso questo, è spettacolare! Olio extravergine d'oliva made in Veneto, bio. Spicchio di aglio. Nel frattempo, con il mio coltellino in ceramica che adoro, vado a tagliare la cipolla finemente. Questo coltellino è meraviglioso, taglia che è una meraviglia. E tagliamo le nostre cipolline fine, 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 fine,
togliamo e andiamo ad aggiungere la nostra cipollina tagliata finemente e la lasciamo imbiondire, non cuocere troppo, mi raccomando. Facciamo imbiondire bene. Adesso andiamo ad aggiungere questa salsa di pomodoro. Ragazzi, fa un profumo meraviglioso sul fondo della nostra pentola, così. Adesso possiamo andare a salare pepare. A chi piace un po' di pizzico non fa mai male. Bene, mescoliamo la nostra salsina, la lasciamo andare per all'incirca 8-10 minuti. Fuoco dolce, naturalmente, così. Nel frattempo prendo questa pagnottona, la divido a metà e vado a tagliare delle fettine di pane che andrò ad abbrustolire perché accompagneranno ovviamente le nostre ovette. Quindi facciamo a metà così e facciamo delle fettine naturalmente normali, non esageratamente grandi. Comunque questo piatto è d'obbligo la scarpetta. Adesso è l'ora dell'uovo, quindi lo rompiamo e lo mettiamo prima nella ciotolina, così evitiamo di romperlo abbastanza. Lo adagiamo dolcemente nella salsa di pomodoro, vero? Delicatamente rompiamo un ovetto per volta, così, là, e andiamo a metterlo nel pomodoro! E ci aggiungiamo l'ovetto, così, là. Eccole qua, adesso le lasciamo cuocere piano piano. Ed eccole pronte. Aggiungiamo una manciatina di sale e naturalmente il pepe e le possiamo servire. E buon appetito.